Lo storno è un uccello comunissimo e particolarmente abbondante. È caratterizzato da un inconfondibile piumaggio scuro punteggiato da una miriade di macchioline chiare. La sua area di diffusione è immensa e si sviluppa dalla Norvegia alla Russia. Il suo movimento migratorio avviene da nord-est a sud-ovest su un fronte vastissimo. Nel nostro paese esistono popolazioni sedentarie che si insediano nel territorio in conformità delle pasture che riescono a reperire. Gli storni iniziano la loro migrazione verso il sud già nella seconda settimana di settembre. Il flusso migratorio prosegue per tutto il mese di ottobre e può perdurare fino alla metà di novembre. La migrazione autunnale è dunque molto più lenta di quella primaverile, che spazia tra la seconda decade di febbraio per esaurirsi a cavallo della metà di marzo. La nidificazione dello storno avviene in colonie nei luoghi più svariati e sovente anche in nidi abbandonati di altri uccelli. La deposizione avviene a metà aprile con 5 o 6 uova covate da entrambi i genitori per una dozzina di giorni. I giovani sono alimentati in prevalenza dalla femmina per circa 3 settimane e le covate stagionali possono essere anche 2. Lo storno è in forte espansione nel nostro paese e le ragioni non sono ancora comprensibili. Risulta invece chiaro come le grandissime concentrazioni di storni che si formano nel nostro paese possono causare danni incalcolabili ad oliveti, vigneti e frutteti. Lo storno è onnivoro durante il periodo della riproduzione. Finita la riproduzione, la sua dieta diventa vegetariana, con danni incalcolabili per l'agricoltura. Le zone preferite per la nidificazione sono quelle di collina e pianura, ma sembra che guadagni sempre più quota approdando anche su montagne elevate. Il verso dello storno è praticamente intraducibile. La sua presenza in voliera con altre specie sembra utilissima in quanto lo storno pare in grado di mettere spontaneamente ordine sedando le risse che sovente gli uccelli in voliera ingaggiano.